L'incontro fra il giudice e l'uomo che per anni era stato indicato come il papa della mafia ebbe luogo nell'86, Giovanni Falcone lo rivela nel suo libro. Un magistrato simbolo, ma non in senso rituale. Simbolo perché la lotta alla mafia l'aveva portata avanti concretamente, conseguendo risultati importanti, e tuttavia molte sue attese erano andate deluse. Momento di massima crisi la nomina del nuovo consigliere istruttore. Per anni l'ufficio delicato era stato retto a Palermo da Antonino Caponnetto. Due candidati, due diverse linee di indirizzo nella lotta alla mafia. Antonino Meli, Giovanni Falcone. Divisioni laceranti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Alla fine prevale Meli. Ma con Falcone non c'è intesa, a cominciare dalla maniera di concepire la struttura stessa di Cosa Nostra. Per Falcone, organizzazione verticistica, per Meli, somma di associazioni criminali. Lentamente ma inesorabilmente il pool antimafia, il gruppo di magistrati con alta competenza, con una memoria specifica del fenomeno, si dissolve. Successivamente Falcone è in corsa per il Consiglio Superiore della Magistratura, non viene eletto. L'esperienza palermitana è conclusa. A Roma Falcone diventa direttore degli affari penali e insieme ad altri magistrati è indicato per la superprocura. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura si esprime a favore del procuratore di Palmi, Cordova. Il ministro Martelli sostiene invece Falcone, l'ufficio resta vacante. Ancora polemiche, ancora divisioni, ancora schieramenti. Adesso tutto questo appare dolorosamente lontano.